Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su Nerd Village. Oggi siamo qua su nuovo Ranked. Doveva partire ragazzi l'Ally Switch con Sol Galeo e Yveltal, però il team che abbiamo fatto ieri in live mi è piaciuto veramente tanto e quindi lo volevo riportare per testarlo contro gente che almeno non lo conosce a memoria. Lasciate un bel like, commentate il video con cosa ne pensate del team, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Il team che vedete è molto molto particolare, ma secondo me è molto figo. Innanzitutto la prima cosa che balza all'occhio è sicuramente il primo Pokémon, che è un fantastico, bellissimo, meraviglioso Volcarona. È un Volcarona che veste il ruolo di supporter, in quanto non ha un attacco speciale psato, almeno non tantissimo, e ci siamo concentrati di più sul farlo bulky sia dal punto della difesa che di quello della difesa speciale, che è già molto alta di suo, come strumento all'elettroseme che va in combo con l'ultimo Coco che vedete, un Coco Scarf per outspeedare Kyogre, che ci crea abbastanza problemi. Sempre per Kyogre abbiamo Toxicroak, che è un Toxicroak con il Focus Sash, quindi standard. Abbiamo un Kartana Assault Vest, quindi con Knock Off perché ci serve per gestire Lunala e Xerneas. Abbiamo poi come Uberazzi uno Xerneas normalissimo e un Rayquaza offensivo dal punto di vista fisico. Perché Rayquaza? Annullando gli effetti del meteo, Rayquaza ci garantisce un Kyogre che fa meno danni, perché comunque senza il bonus della pioggia fa meno danni. Ci garantisce un Hurricane da parte di Tornadus che non ha la precisione alzata. Non abbiamo Venusaur, Ludicolo, gente più veloce con il meteo. Abbiamo un Groudon che senza sole con Fire Punch ci fa meno danni. Abbiamo diverse cose, quindi abbiamo deciso di utilizzare Rayquaza. Io spero che il team vi piaccia, spero che vada comunque bene, perché ieri non è andata neanche tanto male in realtà, per essere un team che non avevamo collaudato e che avevamo fatto sul momento. Mi raccomando, lasciate un bel like e andiamo a vedere i nostri avversari. Ok, il primo ci gioca un Oxerneas Solgaleo con Coco, Ludicolo, Kartana. Sì, Kartana non si sa dove ho visto. Crobat e Incineroar. Allora, lui qua ci potrebbe partire con Crobat sicuramente e forse con Coco, per fare tipo Tailwind più Electroweb, Tailwind più Volt Switch. Allora, io entrerei con il nostro Coco per spaccare Crobat. E poi possiamo entrare con Kartana. Possiamo anche fare Toxicroak per fare Fake Out su Crobat per togliergli un eventuale Sash. E poi Volt Switch con Coco. Crobat muore ed entriamo con qualcun altro. Possiamo anche fare così, perché Toxicroak ci può servire per Xerneas, per Coco, per Ludicolo se lo dovesse portare. Quindi ci può stare tranquillamente. Come Uberazzo io qua non porterei Rayquaza, perché non ci serve portare Xerneas. E Volcarona. Ci può servire Volcarona? Ci serve di più Kartana. Ok, questo è un italiano. Lui va di Crobat in Incineroar. Ok. Allora, qua mi tocca fargli mettere la Tailwind, perché se lui poi mi fa Fake Out su Coco è un cazzo in tutt'uno. Quindi andiamo a fare Volt Switch qua più Fake Out qua. Potevo farlo su Crobat, ma che serve? Tanto c'è Nerf Focus. Mettiamo Kartana invece. Kartana però 177, questo c'ha, questo sicuramente c'ha, è basso, anche se gli viene raddoppiata non gliela fa ad outspeedarci. Quindi andrei a fare Sacred Sword su Incineroar e poi rientriamo con Coco. Una di Super Fang su Kartana. Ok, Sacred Sword fa male a Incineroar e va di Flare Blitz. Ok, Kartana va giù, però intanto Incineroar non ha più la bacca. Noi entriamo con Toxicroak, andiamo a fare Low Kick qua più Volt Switch qua e rientriamo con Xerneas. Ok, Super Fang va su Coco, facciamo Volt Switch ed entriamo con Xerneas. Sicuramente ce l'ha anche lui, lui ce l'avrà tutti e due gli Uber. Va di U-turn,
Quindi Low Kick non va su Incineroar, ma va su Solgaleo. E lui rimette Incineroar, ok. Andiamo a fare Low Kick su Incineroar, anche se in realtà noi ci converrebbe levarci dal cazzo Solgaleo. Facciamo Protect con Xerneas, che tanto lui ci fa Fake Out su Toxic Rock e Sunsteel su Xerneas. Ok, per adesso la Tailwind non c'è più, e già questo è un vantaggio. Devo fare Low Kick più Moonblast tutto su Solgaleo, per sperare di pescare il KO. Ma penso che non ce la facciamo. Oh, crit, mamma mia. Questo è stato... Questo qua ci serviva. Entriamo con Coco. Adesso lui avrà Xerneas. Abdul, esatto. Facciamo Wild Charge su Incineroar più Geomancy. Incineroar va giù, perfetto. Siamo in Spit Tie col suo Abdul, perché il mio Xerneas è 252 timid, quindi siamo in Spit Tie per forza. Facciamo Wild Charge più Moonblast. Lui va di Dazzling Gleam, ok. Moonblast gli fa quel danno. Io penso che adesso verremo giù se non vinciamo la Spit Tie. Abbiamo vinto la Spit Tie. Bello, GG. Beh, non male. La prima lotta veramente non male. Non male per niente. Adesso qui ci abbiamo Zygarde Solgaleo. Allora, mamma mia, lui c'ha tre Pokémon deboli a Volcarona, perché anche Ludicolo prende una bella botta. Io Volcarona lo porterei, ma per il semplice fatto... Allora, aspettate, pensiamo un attimo. Lui ci lida sicuro di Zygarde e Fini. Ci portiamo Xerneas e Cartana. Poi io Volcarona me lo porto e mi porto Rayquaza. Lui invece va di Solgaleo Fini, va bene. Solgaleo Fini, switchiamo e facciamo Leaf Blade su Fini. Mettiamo Volcarona. Vediamo lui che cosa fa. Mette Venusaur al posto di Fini, ok, che comunque una botticina se la prende. Lui va di Sunsteel sulla slot di Xerneas. Adesso andiamo a fare Fiery Dance su Venusaur, nella speranza di riuscire a setappare, e facciamo Knock Off su Solgaleo, perché Fiery Dance ha il 50% di possibilità di aumentare l'attacco speciale. Adesso Venusaur protegge. Intanto togliamo il seme a Zygarde, che non ha più. Poi riandiamo a fare Fiery Dance su Venusaur e andiamo a fare Leaf Blade su Zygarde, che comunque una bella botta la dovrebbe prendere, anche se in realtà a me non va di mandarlo, non lo volevo mandare in range di cose, però adesso ci diventa Megazord, ok. Tanto crittiamo, però ci boostiamo, questa è un'ottima cosa. E a questo punto mettiamo la Tailwind e andiamo a fare Leaf Blade su Fini. Dobbiamo buttare giù Fini, ragazzi, perché essendo il supporter di Zygarde, se lo cura è un problema. Noi mettiamo la Tailwind invece. Adesso dobbiamo lasciar morire Volcarona. Andiamo a fare Fiery Dance su Venusaur, che tanto andrà a proteggere. Andiamo a fare Leaf Blade su Zygarde e siamo a più uno con Cartana, quindi un bel danno se lo va a prendere, anche se è bussato. Ti prego, buttami giù Volcarona. Perfetto. Adesso possiamo anche entrare con Rayquaza.
per fare un Aerial Ace su Venusaur e intanto continuare a picchiare Zygarde. Zygarde fa Protect, ok. In realtà di Aerial Ace quel Venusaur muore. Perfetto. E adesso lui ha Solgaleo. Non è messo benissimo, eh. Però neanche noi, nel senso dobbiamo buttare giù Solgaleo. E andiamo a fare Extreme Speed più Leaf Blade. Muori, crit, inutile, sarebbe morto lo stesso, abbiamo visto prima i danni. Lui va di Sunsteel su Rayquaza, gli fa comunque un bel danno. Però noi adesso andiamo a fare Extreme Speed più Knock Off a più 2. Dovrebbe crepare, dovrebbe proprio crepare male. Esatto, perfetto, GG. Aveva la VP. Perfetto, siamo a 2 su 3. Andiamo a farci il terzo match. Questo team non è male, non è proprio male per niente, ragazzi. Quasi quasi me lo porto in battle spot dopo sabato che ho la PC. Kyogre-O, Ferrothorn, Ludicolo. Ok. Coco. Rayquaza. Però aspettate, qua Ludicolo ci può fare fake out. Portiamo Toxicroak Coco. Poi ci portiamo Rayquaza e Volcarona. Lui li dà di Incineroar, vuole mettere la Tailwind. In realtà questa è un'ottima lead per noi. Andiamo a fare fake out. Più Wild Charge su Ho-Oh. Prende una botta assurda. Adesso è vero che lui mette la Tailwind, però facciamo così. Siamo comunque più veloci. Infatti Flare Blitz su Coco ci fa anche un favore a ucciderci, perché adesso Low Kick gli fa un danno. Non lo mandiamo in range di back. Entriamo con Rayquaza. Adesso io andrei a fare Low Kick su Incineroar, perché io non credo che sia che possiamo fare qualcosa con Rayquaza. Facciamo Protect per evitare Moonblast. Comunque Ferrothorn si prende un bel danno da Low Kick perché è pesantissimo. Lui non si è portato Kyogre. Crit! Boom! La fiera dello sculo questa partita. Porca troia, pure a noi una Horta ci sta. E vaffanculo, che è sempre all'arte di decapità. Mettiamo Volcarona e andiamo a fare Iron Head su Fini. Che anche se ci dovesse fare Moonblast, siamo a posto. Knock Off, non siamo più a posto se ci dovesse fare Moonblast. Facciamo così. Mettiamo Toxicroak. Ma di Nature Madness su Volcarona. Fiery Dance, proviamo a bustarci. Ci bustiamo. Knock Off, Volcarona regge. Adesso Fiery Dance più Low Kick. Incineroar muore. È importante che rimanga vivo Toxicroak, perché di Gunshot quel Fini lo spacca vivo. Facciamo Rage Powder. Potrebbe essere utile perché magari va di single target su Toxicroak, ma penso che non lo abbia. E facciamo Gunshot. Lui riva di Icy Wind, ok. Hit, vinciamo. 3-0, ragazzi. Io non so che dirvi. Porca troia, è fantastico sto team, è fantastico. E Volcarona ci è servito tantissimo nella seconda lotta, perché ha messo la Tailwind, perché è rimasto lì. È forte. Cioè, secondo me ci sta. E anche se non è Incineroar, gira comunque bene. Quindi, ragazzi, veramente abbiamo fatto un ottimo lavoro. Se il video vi è piaciuto, se il team vi è piaciuto, lasciate un bel like, commentate, condividete il video, fatemi sapere che cosa ne pensate. Abbiamo raggiunto i 1003 in ladder di Showdown, considerando che però eravamo partiti veramente bassi, perché io su Showdown non ci gioco mai. È veramente un ottimo risultato. Siamo a
9 vittorie e 4 sconfitte con questo team, considerando anche ieri. Quindi mi raccomando, in pagina Facebook trovate già le TT del team che l'ho messo dopo la live. Quindi spero davvero che vi sia piaciuto. Penso che me lo porterò in battle spot e vi lascerò aggiornati sui risultati. Grazie ragazzi, perché il team l'abbiamo fatto insieme. Quindi noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto al villaggio e bella per voi. Ciao!